abbiamo qui con noi alla 15ª edizione del Ravenna Nightmare Film Festival Fabio Testi. Benvenuto Fabio, benvenuto alla Ravenna Nightmare, è un piacere per noi averti qui ed è un piacere per me scambiare queste chiacchiere con te, è un vero onore. Sei un attore rappresentativo del cinema italiano in Italia e all'estero, non solo del cinema di genere ma anche del cinema d'autore. Hai lavorato con tantissimi registi, hai esordito con Sergio Leone, hai lavorato con De Sica, ma anche all'estero ti abbiamo visto protagonista nei film di Monty Hellman e tanti altri registi di valore. È un attore, un produttore, un attore televisivo, cinematografico, ma anche teatrale. Io direi di iniziare proprio dal teatro, perché forse i nostri spettatori ti conoscono meno sotto quel punto di vista. Certo, intanto grazie di avermi invitato, sono felicissimo e orgoglioso di essere qui alla 15ª edizione di questo festival stupendo che ha il merito di unire da tutto il mondo il meglio di questo genere che è interessantissimo. Io non ho fatto tanti film di questo genere, però 100 e passa li ho fatti, dunque. Complimenti. Un bel motivo di essere qui c'è, perché mi diverte vedere i giovani che si cimentano, che vogliono fare del cinema, e mi complimento con gli organizzatori perché hanno il coraggio di portare avanti questa iniziativa che unisce il mondo sotto un solo termine, l'arte. È vero. La nostra arte è la migliore del mondo. È vero, che va supportata sotto certo, che va aiutata, dovrebbe essere difesa, molto più difesa, ne parleremo, ma insomma... che mi dice teatro, perché finito il cinema in Italia, per noi vecchi attori del cinema ci siamo dati al teatro per sopravvivere. Era un momento particolare di crisi e il teatro ci offriva la possibilità di andare in scena con delle commedie bellissime. Certo, sei stato il primo a portare Fellini con la strada in teatro. Esatto, fu un produttore, un carissimo amico che non c'è più, lo saluto volentieri, che disse: se tu Fabio decidi di fare teatro, io ti propongo la strada di Zampanò. La famoso Zampanò. Io ero un attimo così, venendo dopo tutta una vita in teatro, tutta una vita al cinema, fare teatro era un po' titubante. Certo. L'unico teatro che avevo fatto all'Accademia, ma erano passati 30 anni ormai. Ritornare in teatro era per me un po' difficile ed era pericolosetto anche, perché è un rischio. È vero. E devo dire invece che mi sono buttato anima e corpo in questo testo di Fellini, La strada, dove Zampanò faceva il famoso personaggio, fin da Oscar, eccetera, eccetera. Devo dire che abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico, un bel successo, e calavo un chilo tutte le sere, pensa dall'intensità che dava un personaggio bellissimo, sanguigno. Certo. Mi è piaciuto moltissimo, con Rita Pavone che faceva Gelsomina, di una bravura unica, e io ho iniziato la seconda mia carriera, lasciando il cinema che non c'era più, con il teatro. Poi ho fatto con Paolo Quattrini, abbiamo fatto con Iannuzzo, ho fatto Se devi dire una bugia di La Grossa. Hai portato la poesia d'amore anche in teatro. Ho fatto delle tournée, di letture di poesie d'amore di Pre-Werner, che tuttora faccio, perché il mio grande amore sono le poesie d'amore. Che meraviglia! Ed è ancora emozionante, mi eccito e mi emoziono, veramente, ancora mi diverto. E mancando il cinema, ripeto, mi sono dato al teatro. Certo. E tuttora faccio queste letture di poesie d'amore. Sto comunque preparando un film, un lungometraggio, un action movie da girare in Italia, e spero di trovare i finanziatori e la distribuzione per poterlo girare. È importantissimo il problema della distribuzione poi qui in Italia, perché si fanno tanti, tanti lavori, tanti registi, anche emergenti, giovani autori, che purtroppo non riescono a trovare un'adeguata distribuzione, a portare i loro lavori nelle sale. Questo è un grosso problema, sì, perché noi avevamo una grossa industria che era quella del cinema. Pensate che abbiamo insegnato agli americani a fare i film western, abbiamo insegnato agli americani a fare i film horror, abbiamo insegnato molte cose, e purtroppo la nostra azienda cinema, la nostra, è crollata. Dovremmo prendere esempio dai francesi, i quali difendono il loro cinema con delle leggi ben precise. Il 50% dei film proiettati in Francia devono essere francesi,
e il 50% stranieri. E questi stranieri che arrivano devono pagare una tassa che va nelle casse del cinema nazionale per aiutarlo, altrimenti non c'è possibilità di continuare il mercato, perché tu compri un film americano che costa 100 milioni di euro, lo proietti in Italia, dura un'ora e mezzo, il biglietto costa uguale, ma il nostro film massimo può costare 2-3 milioni di euro. I distributori e i produttori italiani li comprano in America fin da 100 milioni, li comprano a 1 milione, perché noi siamo l'1% del mercato mondiale, dunque messo in sala a parità di prezzo, a parità di tempo, non possiamo competere. Dovremo prendere esempio dalla Francia e prendere le stesse leggi francesi, metterle in Italia e non continuare con le chiacchierette per aiutare l'amico dell'amico, le lobby delle lobby delle lobby. Aiutiamo l'industria italiana? Ecco, facciamo questa legge, basta. I giovani avrebbero più spazio, ci sarebbero più tecnici in tutto il settore, si riprenderebbe sicuramente, perché noi siamo un popolo di artisti, non di navigatori ma di artisti. Abbiamo insegnato, ripeto, agli americani a fare il cinema. Dateci la possibilità ai giovani, datela ai giovani, perché noi ormai quello che abbiamo fatto, ma diamo ai giovani la possibilità di esprimersi come siamo capaci di fare. Certo, è importante. Dai, che... voi che siete del festival, lanciamo questo messaggio ai nostri cari politici che ci vogliono tanto bene, che ci aiutassero veramente. È vero, è importante che il cinema nuovo, moderno, contemporaneo, arrivi nelle sale ed arrivi a tutti, sia giustamente pubblicizzato e sia data la possibilità di vederlo, insomma. E quindi è importante la distribuzione di tutto questo, certo, cinema, perché certo, viene prodotto, viene realizzato tanto bel cinema, belle cose, bei film, belle opere, però si devono anche vedere. Se non vanno in sala, esatto, ce le vediamo, esatto, a casa. Esatto, e rimane una cosa tra me e te, tra di noi. Certo. Tu hai partecipato, a proposito di cinema giovane, di nuove opere, anche sperimentali volendo, perché questo corto è un corto sperimentale. Un corto che hai realizzato con Enzo Castellari, sì, un regista che è anche un tuo amico, insomma, avete lavorato insieme tanto negli anni 70 e anche... Ho fatto 4-5 film fatto con Enzo, sì, sì. No, ma questo, in questo caso era la voglia di aiutare un giovane regista. E Enzo, sì, pensa, faceva l'attore nel, sì, corto. E stiamo parlando dei Paranoidi di Camillo Brenta e Matteo Marcanti. È un mediometraggio del... Sì. 2015, un piccolo gioiellino a mio avviso, dove Fabio Testi interpreta un personaggio un po' folle, un po' sopra le righe, e a un certo punto si ritrova a fare il barbiere. Certo. E Enzo G. Castellari questa volta è davanti alla macchina da presa in un ruolo totalmente inusuale per un regista, ovviamente. Certo, certo. È un piccolo gioiello da vedere. È stato difficile interpretare per te questo ruolo, anche perché c'è pochissimo dialogo, tu non dici nulla, se non sbaglio. Ma proprio quello è interessante. È vero, però è una recitazione molto forte la tua, è molto, molto fisica. Certo, espressiva. Certo. No, no, interessante, l'abbiamo presentato a Los Angeles al Festival del Capri Hollywood, dove io ero presidente del festival, pensa fatalità, quell'anno lì. Abbiamo portato il cortometraggio a Los Angeles e ha avuto un successo tremendo, incredibile, come una cosa nata così, girato in una settimana, certo, l'abbiamo inventato quasi quotidianamente, però c'era questo regista giovane che vuole emergere a tutti i costi, che si è inventato delle cose, io e Enzo facevamo gli attori, dunque vedere questi giovani che si scatenano è stata un'esperienza bellissima e abbiamo dato il nostro contributo perché un giovane abbia la possibilità di manifestarsi, di uscire e di far vedere le sue capacità. Questo dovrebbe essere, io ho fatto diversi cortometraggi, di queste operazioni ne ho fatte una decina circa, ma non ho mai avuto nessuno. Però questo invece è andato benissimo. Ecco che se noi diamo ai giovani la possibilità di affermarsi come realizzatori, poi il prodotto, se ha successo o non ha successo, lo vedrà il pubblico, certo, però intanto c'è la possibilità di metterli in evidenza. Hai lavorato con tanti registi, importanti autori italiani, da De Sica nel Giardino dei Finzi Contini, che vinse anche l'Oscar, il film, sì. In un ruolo non facile, eri malnate,
Il terzo di un triangolo amoroso con Dominique Sanda anche, la Lino Sanda. Capolecchio, Emol Berger, sì. Sì, è un bel Eravamo cast, giovani allora, sì, è con vero. tanto entusiasmo, come lo abbiamo adesso. Però allora il cinema era molto in movimento, era molto creativo, c'era tanto da lavorare, tanta voglia di fare. Con Mauro Bolognini, Con ti Mauro ricordo, Bolognini l'eredità anche, Ferramonti, sì, stupendo, stupendo. con Peppino Padrone Griffi, Addio Fratello Crudele, era un film difficilissimo che nessuno ci credeva, poi è stato un successo enorme. E con Charlotte Rampling che debuttava Sì. all'epoca, ha fatto delle cose veramente, c'era con Pasquale Squittieri, Uffici Camorra, poi i Guappi, era un periodo dove veramente c'erano 350 film all'anno si facevano in Italia, pensa. C'era tanto, tanto Metti che il fermento artistico. 50% non fossero di grande qualità, però c'era un 50% e di quel 50% una buona metà che era veramente cinema interessante d'autore, che gli Certo. americani tutt'oggi ci invidiano, anzi ci studiano È vero. su quel tipo di cinema, loro hanno fatto il loro cinema di oggi. Così ha scritto Tarantino nel libro che ha dedicato al cinema italiano, perché sono molto amici con Castellari, dopo che ha Sì. fatto Django, ti ricordi? Django, sì. E lì è stato il momento più bello a Venezia, quando li ho visti incontrare loro due, baci, abbracci, vedere un regista americano che abbraccia un regista italiano e dice: grazie Enzo che mi hai dato la possibilità di studiare i tuoi film, pensa. Ed è Tarantino, non è, capito? Ecco, se ci dessero la possibilità noi di uscire e di poter abbracciarsi a livello internazionale, dare la possibilità a questi giovani, avremo un cinema molto molto più diverso di adesso. È molto meglio proprio. Sì, Tarantino è un grande fan del cinema italiano, poi soprattutto del cinema di genere, quello che ha caratterizzato un po' il cinema degli anni 60, 70, rendendolo famoso in tutto il mondo, è famosissimo in Francia, in America appunto, tanti piccoli gioielli, a volte anche poco conosciuti, come ad esempio l'opera che proietteremo qui domani di Massimo Dalla Mano, Cosa avete fatto a Solange? Quello è uno dei film preferiti anche da Quentin Tarantino. Massimo Dalla Mano, che nasce come direttore della fotografia e poi si cimenta in questo film come regista. Un grande film, bellissimo, insomma, anche per me è un cult. Pensa che allora venivano considerati film di normale cassetta che vengono Certo. fatti e adesso li rivediamo, sono tuttora moderni, È vero, girati con una attualissimi. tecnica incredibile, veramente perfetti dal punto di vista della tecnica di riprese e tutt'oggi piacevolissimi da vedere perché passi un'ora e mezza e non te ne È accorgi. vero. Dico, ma Massimo Dalla Mano, diciamo che Massimo Dalla Mano è quello che ha inventato Laura Antonelli, non so, Venere in Eh pelliccia. sì, è Ha vero. inventato la rotazione, c'era uno che girava benissimo, sapeva come mettere la macchina da presa, un regista completo, dunque non è per caso che No, nascono le assolutamente, cose, c'era assolutamente. tanta cultura cinematografica dietro di lui, veramente Certo. Massimo Dalla Mano, come no? Grande, grande personaggio. È vero. Hai lavorato anche con tanti direttori all'estero, con tanti registi, non so, mi viene in mente Monty Hellman, con cui hai lavorato negli anni 70 in Paura, Pallottole e Furore, ma anche ultimamente in Road to Nowhere, film del Quattro film con Monti, 2013, quattro sì. film. Fatto Iguana, l'hanno girato a Lanzarote, Iguana, una storia bellissima, anche in mezzo a un film molto particolare, Amore, Piombo, Furore, che fu il primo che facemmo in Almeria, ci giravano i film western, Amore, Piombo, Furore, È che vero. poi qui in Italia l'ha firmato un regista, l'ha firmato un regista italiano, Tony Brandt, per avere i premi governativi, ma praticamente l'ha fatto lui. Warren Oles, ti ricordi quell'attore Sì. meraviglioso che faceva Grandioso. l'antagonista? È stata una bella esperienza, con Monti poi siamo rimasti amici e mi ha fatto Iguana, Amore, China Nine, cioè abbiamo fatto 3-4, siamo tuttora amici, ogni tanto ci telefoniamo, è un grande personaggio anche Sì. lui, è una persona meravigliosa, sensibilissimo. Sono quei pochi amici che poi ti rimangono lungo una Sì, carriera. perché è inevitabile che poi si crei anche un rapporto di amicizia che sconfina Certo, il rapporto professionale tra regista e attore, ma si va oltre. Hai mantenuto molti rapporti di amicizia sì, con i registi con cui hai pochi lavorato. registi, ma io vedo che vedi, recitare è contro natura se analizziamo, ma
se tu sei un professionista ti pagano per recitare, tu devi fare il tuo ruolo e reciti il tuo ruolo. Ma se fra te e il regista nasce un rapporto d'amore, deve essere, allora tu per amore dai l'emozione, De Sica fa conto. De Sica era un regista che lui amava gli attori, perché lui nasce come attore, dunque aveva questo trasporto. Poi ci sono dei registi invece che odiano gli attori, perché vorrebbero fare gli attori loro, hai capito? Che sono un po' invidiosi del fatto che loro siano sempre vicino alle attrici, capito? Erode un attimo, capito? Mentre invece c'è registi che amano gli attori. Allora tu, attore, senti questo amore vero, e allora non dai l'emozione perché è tecnica, perché ti pagano, non dai l'emozione perché il regista te lo chiede, lui che tu ami, e allora c'è questo rapporto, e lì nasce il vero rapporto di artistico tra due persone, dove veramente si sente l'emozione che ti nasce dalla pancia, dalle viscere. E allora recita, e De Sica è uno, è il maestro di questo qua, dico De Sica perché come attore amava gli attori. Altri registi invece siamo rimasti amici, Enzo è uno di questi, Mauro Brugnini, Patroni Griffi, tutti personaggi, i grandi registi amano gli attori, gli attori sentono questo amore, capito? E te lo trasmettono, cioè ti ridanno in emozioni quello che loro chiedono, che è importantissimo secondo me. Ci sono alcuni registi che richiedono una recitazione anche molto fisica, non solo espressiva ma proprio corporale, diciamo, proprio richiedono molta forza nel fisico. A mio avviso uno di questi è Andrzej Zulawski, il regista polacco da poco scomparso, con cui hai lavorato in L'importante amare, sì, con Romy Schneider. Sì, con Romy Schneider, sì, dove interpretava un fotografo. Film, anche quello, Andrzej Zulawski, pensa, era il primo film che faceva lui, era il primo film che faceva In Francia, esatto. Ed è stato il suo debutto praticamente, e con Romy passavamo le notti, perché era il copione, era 500 pagine, dovevamo farlo diventare la metà, e non si sapeva dove tagliare, perché era talmente bella la storia, e lui con noi piangendo perché non voleva tagliare le scene, finché siamo riusciti a mettere assieme il copione definitivo. E c'erano delle difficoltà, proprio dal punto di vista recitativo, di come faccio io a continuare a amare quella donna dove per un'ora e mezzo non mi dà neanche un bacio. Io continuo ad essere innamorato e seguire quella donna, l'essere umano a un certo punto dice basta, non ce la faccio più. E Angel diceva no, se sei innamorato devi andare fino in fondo, fino a provare. E mi faceva questo gesto, ti deve partire da qui e andare su l'emozione, e io non ce la facevo più, non ce la facevo più. Certo. Lui diceva, o sarà un plof, oppure saranno tutti innamorati del nostro film. Non ammetteva le vie di mezzo. Certo, io dico, sono arrivato fino in fondo, non ce la facevo più. Poi alla fine aveva ragione lui. Aveva ragione lui. C'era la coda sulle Champs-Élysées, per 15 giorni c'era la coda fuori dal cinema. Una cosa bellissima, esperienza bellissima. E con Romy, anche con Romy è stato molto, molto bello lavorare con lei, un'esperienza umana unica. Sì. Sì, era un film che raccontava una storia d'amore molto sofferta, come era tipico anche del cinema di Andrzej Zulawski, dove i rapporti tra uomo e donna erano molto sofferti e erano due pianeti che alla fine non si incontravano mai per l'impossibilità di comunicare tra loro anche. Anche la tua storia d'amore, tu eri proprio un protagonista del film. L'incomunicabilità, insomma, di Antonioni, proprio, anche, era proprio il deserto rosso. Infatti uno dei film preferiti di Zulawski, ebbi modo di incontrarlo due anni fa, era appunto L'Eclisse di Antonioni. E lui l'amava molto proprio per il modo di raccontare il rapporto uomo-donna. È stato una bella esperienza anche quella con Andrzej Zulawski, tutto ti arricchì. In Francia c'era, allora in Francia si lavorava moltissimo con le coproduzioni Italia-Francia, c'erano molte coproduzioni con Claude Chabrol. Tu hai lavorato anche ricordi, con Chabrol. Nada, Gruppo Zero, un film sugli anarchici che era molto politico all'epoca, cioè il cinema francese. È stato anche quello con Claude Chabrol, proprio un rapporto bellissimo anche con lui. Quelli che amano gli attori, un altro regista che amava gli attori. Tecnica perfetta, pensa che provavamo tutta la mattina per fare un ciak, piano sequenza, senza neanche un taglio dentro. Non c'era primo piano, controcampo, campo, contro... No, un piano sequenza
girava tutta una mattina nelle prove, poi metteva la macchina da presa e noi giravamo come fosse teatro, come essere in teatro, uguale identico, ma di una bravura difficilissimo. Eh sì, fisicamente. Però poi anche il risultato c'era. Claude Chabrol, quello del Nobel Bach, cioè Claude Chabrol, un grande. Tra gli attori che hanno dato il via alla Nouvelle Vague insieme a Godard, Chabrol e Godard erano. No, io ho avuto la fortuna di lavorare con questi mostri del cinema. Sì, è vero. Che mi hanno insegnato molto, molto, sì. E tu hai caratterizzato poi molto i personaggi che ti hanno visto protagonista. Sei riuscito ad entrare ed uscire dai vari ruoli caratterizzando molto ogni singolo personaggio, dando del tuo proprio in tutti questi film, perché a volte sai, l'attore ad inizio carriera entra in un personaggio e non ne riesce ad uscire più, rimane molto legato, e invece no, tu hai dato molto. Sì, sì, devo dire che questa è stata una mia scelta perché non ho mai voluto essere identificato con un genere. All'epoca c'era Franco Nero che faceva gli western, c'era Giuliano Gemma che faceva gli western, io ho fatto 4-5 western, non di più, perché non volevo essere identificato come l'attore, c'era Sean Connery che lasciava il 007 perché era diventato 007, non voleva più, ma come fa un attore a rinunciare a fare il 007? No, altrimenti siccome ci conoscevamo, eravamo amici, eccetera. Si identificava più il personaggio che interpretavi, se aveva molto successo, che non l'attore. Certo. Oggi sei Mario, domani sei Giovanni, dopodomani sei... ma se sei talmente identificato in quello che non ti credono più, quello è il guai. Certo. Però lui ha detto basta. Io, memore di queste esperienze, dico devo scegliere ogni personaggio diverso dall'altro, possibilmente, anche per una scelta di carriera pura, nel senso un film d'autore, dove non guadagni una lira, vado a lavorare, però dopo un film di cassetta, un film d'azione, dove mi porto il pubblico, un film d'autore, un film di cassetta, e ho sempre cercato di mescolare i ruoli per non minimizzare quello che era il personaggio, chiaramente. Certo. A volte è difficile, a volte sì, a volte no, ci sono riuscito, non lo so, ma io ho fatto debuttare 11 registi, quando ero un nome importantissimo. Con registi giovanissimi ragazzi che dicevano fa la regia, Fabio ti voglio come protagonista, dico, ma cosa hai fatto? Niente. Io ho rischiato 11 volte. complimenti, veramente. No, sei riuscito. Così va bene, così, giusto che sia così. Sei riuscito veramente ad alternare il cinema d'autore con il cinema di genere. Dopo De Sica, ad esempio, sei passato a lavorare con Fulci, in I Quattro dell'Apocalisse. Lucio Fulci sì. Nel 1975. Ma sai tutto, eh? Sei documentata, bravo. Grazie. Sì. Beh, questo poi è anche uno dei miei film preferiti. Lucio Fulci, sì. Due film ho fatto con Lucio, mi ricordo. Luca e Contrabandiere, sì. Che ho un film sul poliziesco a Napoli, e I Quattro dell'Apocalisse, sì. Dove recitavi con Milian. E eravate in un equilibrio perfetto, perché Milian era il folle in questa pellicola di Fulci, e invece tu eri la persona più equilibrata, pacata, con una recitazione mai sopra le righe, come conveniva poi al personaggio effettivamente, quindi eravate in un equilibrio perfetto. E anche visivamente Fulci riuscì a rendere questa cosa, per cui Milian fu presentato con gli occhi bistrati, con la bandana, sì, e tu invece eri totalmente vestito di bianco, sì, sì, il cappellone, player di poker, giocatore di poker, è vero. Divertente, sì. Anche quello abbiamo girato in Spagna, in Almeria, anche in quello. Allora ci girava moltissimo i spaghetti western. Sì. Perché costava molto poco girare in Spagna e poi c'erano molte ore luce. Cioè, alle 7 di mattina c'era lo stesso sole che alle 9 di sera. Cioè, noi potevamo girare nell'arco della giornata molto di più che non in un altro paese europeo. In più il paesaggio era un paesaggio completamente texano, certo, perché si nell'interno al western, di Almeria c'erano proprio i deserti, canyon, c'era bellissimo, e costava pochissimo, costava poco all'epoca.
E ultimamente invece hai lavorato, io mi sono un po' documentata e ho trovato questo film che è una piccola chicca che mi ha un pochino stupito perché forse ti ha regalato un'esperienza un po' particolare. Sto parlando di King of the Sands di Nashdar Ansdur, un regista, una produzione orientale di un regista siriano. Un film del 2013, quindi Com'è trovato ti questo sei film? C'è confrontato scritto il anche con una film. società totalmente diversa rispetto alla nostra e che sta subendo tanti cambiamenti e si sta sgretolando lentamente. Questa è un'esperienza molto bella perché abbiamo girato, cioè fare un discendente di Maometto, il re dell'Arabia Saudita, gli ultimi anni di vita. Lui era malato ed era diventato un po' pazzo e interpretare un ruolo così non è facile perché non conoscendo il personaggio, ma solo attraverso delle immagini e delle letture che ho fatto per preparare il re di sabbia, il re della Sì, il sabbia, re della sabbia. The King of the Sun. È stata un'esperienza bellissima perché dimostrare il decadimento di un re, il re dell'Arabia Saudita, discendeva da Maometto, cioè uno che è ammalato alla fine dei suoi giorni, ancora però vuole rivivere quella che era stata la sua grandezza. E dunque ci sono delle scene cruente, difficilissime da fare, però col sangue, delle scene particolarissime. Non so se tu l'hai visto il pezzo del film, che c'erano Sì. delle Sì, cose. Un uomo che si eccitava, lui tagliava la testa è direttamente. Quando vero. doveva fare l'esecuzione di Molto, qualcuno, molto era lui con lo crudo. spadone che tagliava la testa, si eccitava il sangue, Esatto, si esatto. eccitava il sangue, un uomo. Stavo 2 ore tutte le mattine al trucco, c'era la fotografia di lui, io mi guardavo e il truccatore, bravissimo, mi faceva diventare lui, ero uguale, identico. E poi quando aveva quell'esperienza, un sorriso appena messo lì così, che si eccitava col sangue, si faceva portare le vergini, che lui sverginava e con le mani poi si inebriava di sangue e davanti all'arghile col fumo, il vapore fumava e gli sembrava di avere delle evasioni. Delle scene con dei dialoghi particolarissimi che ci avevamo inventati lì con il regista. È stata un'esperienza unica dal punto di vista professionale. Poi il film l'hanno presentato a Londra, mi hanno telefonato dall'America gli avvocati dicendomi che non posso io essere responsabile, dicendo che mi rendevano loro responsabile e io dico non posso ritenermi responsabile del film che ho fatto. In poche parole, insomma, alla prima del film a Londra non è stato proiettato il film, hanno proiettato soltanto 5 minuti, poi il film non l'ho più visto, più uscito, mi hanno telefonato, minacciato più di qualche volta, fatto sta che la cosa è morta lì, il film non si è più visto, è sparito. Per me è stata una grande esperienza professionale. Dal punto di vista pubblico non so Certo, più non è, niente del cioè, film. Io ho fatto quello che mi hanno è chiesto vero, di fare i certo. miei agenti, ecco. Ma comunque un'esperienza difficilissima, girando in posti difficili, con dei tecnici di prima categoria, devo dire che. Poi sai di quel film che ho fatto in Cina, a Shanghai, quel film che ho fatto, film western a Shanghai. Raccontaci, Film western a guardaci. Shanghai, che c'è una storia di un samurai, uno di questi con le arti marziali, che è un campionissimo che decide di combattere con un eroe del Far West. Nella sua fantasia è cresciuto con i film western, allora lui da campione delle arti marziali pensa nel suo sogno di battersi con un bounty killer, di quelli che sparavano. E appaio io vestito da cowboy a Shanghai, è Bellissimo. stata un'esperienza, già 2 settimane ci siamo divertiti un mondo, è stata un'esperienza anche lì, bravissimi da girare anche loro, e non so che fine abbia fatto il film, perché se Ah, no anche se è di uscito, quello. non lo so, qui ancora non è arrivato, però fare un film western a Shanghai è stato il massimo Ma dell'esperienza, voglio vederlo assolutamente. anch'io, Speriamo veramente ci arrivi qui anch'io. in Italia perché ci ha incuriosito tanto. E invece mi è giunta voce che stai lavorando al nuovo film di Castellari che ti ha richiamato sul Sì. set in Keoma Rises. Vediamo, non diciamo Vediamo, niente, non diciamo porta niente. sfiga, lascia stare, Va bene, non va ne bene. parliamo, meglio Non di ne no. parliamo. Sappiamo che c'è qualcosa nell'aria, conosciamo il titolo, però non ne parliamo. Aspettiamo Carne al fiduciosi. fuoco ce n'è. È vero, è Boh. vero. E parliamo anche un po'
della tua vita personale, perché mi sembra giusto, insomma, io sono con uno degli attori più belli del cinema italiano, scusate, da donna non posso esimermi dal dirlo, è Una tragedia. Lopalissiano, cioè lo vedete, quindi è palese come cosa. Tu hai avuto donne stupende nella tua vita, attrici, hai dedicato anche parte del tuo lavoro all'amore, dicevamo che l'hai cantato nei teatri con la poesia e Prevere, insomma, è un Insomma, ruolo diciamo, vedi, io faccio fondamentale. parte di quel 50% di uomini che amano le donne. Poi c'è un altro 50% che le ama meno, capito? Io faccio parte di quel 50% che amano le donne veramente. E come tutti i mugnai che vanno al mulino si infarinano. Cioè, un direttore di banca ha le avventure con le segretarie, Certo. io ovviamente con le attrici. È vero. Alle 9 della mattina ti trovi Chuck motore. Baciala e tu devi iniziare la scena d'amore. È ovvio che a fine serata dici che fai stasera? Andiamoci da sera magari. Mi sembra giusto, mi Scatta, sembra, capito? è Dunque, vero, tutto questo non c'è da meravigliarsi, è dunque, è la cosa più vero, normale del è mondo, vero, penso io. certo. Che sì, ho avuto la fortuna di conoscere molte donne importanti e devo dire più importanti, più grandi erano e più umane, disponibili e professionali. Io ho sempre avuto tenuto un ottimo rapporto con le mie vecchie Certo. amiche. No, Sempre delle cose personali, vedo che no, dai no, c'è no, dai, stato. lasciamo fuori, abbiamo già parlato del personale, spostiamoci sul professionale invece. Vuoi dirci qualcosa in più su cosa avete fatto a Sonacia che andrà domani qui in proiezione, su quello che è stato il tuo ruolo, il rapporto che hai avuto con Massimo Dallamano, con il regista, ti ha lasciato molto spazio per caratterizzare il personaggio, perché effettivamente è un personaggio molto forte quello che interpreti e tu hai dato molto anche a quel film, la tua interpretazione l'ha reso il gioiello che Ah, è, diciamo il cult. che era il periodo dove il cinema era cinema, spettacolo, ma nello stesso tempo metteva in evidenza dei problemi sociali. Sì. Esatto. Con Castellari abbiamo fatto il grande racket che ricordava i racket che c'erano nei locali di Roma, la via della droga che metteva in evidenza, poi il Vai Gorilla che era il problema delle guardie del corpo perché c'erano i rapimenti, eccetera. E questo personaggio è il problema dell'aborto, all'epoca Sì. era lì, era questo il problema che noi del cinema non è che possiamo risolvere i problemi, li mettiamo in evidenza e sperando che poi il politico faccia il suo ruolo e che risolva il problema. Certo. Era quell'epoca lì, quel momento lì dove il cinema era sì spettacolo, era divertimento, era evasione, Però era ma anche un sotto modo sotto per... c'era un modo per evidenziare i problemi che stavano Esatto. nascendo. Raccontare anche la società in Esatto, mutamento, i vari esatto, esatto. E cambiamenti che Massimo Dallamano c'erano. proprio Esatto, su questo ha costruito il film e devo dire che ha messo in evidenza un problema veramente violento, vero. Certo. enorme, e che poi si è risolto insomma Ed eri con con Camille Keaton sul set la... di Cosa avete fatto a Sonaccia? Ma sai, Massimo Dallamano era un grosso tecnico oltretutto, dunque ci metteva veramente a disposizione la sua esperienza ed è stato bellissimo. Poi girare a Londra, allora era il primo film che facevo a Londra, è già in un collegio, hai capito, tutte queste Certo. atmosfere, ricreare tutte le situazioni così, è stato molto bello, sì. Quindi dicevamo, tu hai recitato sia in film più autoriali ma film di genere, passando appunto da personaggi che hanno caratterizzato le due tipologie di cinema, anche se alla fine il cinema è uno solo, non credo Certo. sia giusto fare queste differenziazioni, però com'era per te passare da un ruolo più impegnato ad un ruolo che invece magari il pubblico apprezzava di più in quegli anni? Che tipo di rapporto avevi con le diverse tipologie di pubblico, con la critica? Come recepivano e come vedevano poi i tuoi personaggi, le opere in cui hai lavorato? Ma sai, non è che io ascoltassi molto quello che era la critica, perché purtroppo la critica, tu mi insegni, non è il pubblico oggi è quello che fa la critica, invece di Certo. audience, eccetera, in televisione che va bene fino a un certo punto. Comunque,
Io mi ero preparato a fare il mio lavoro nella maniera migliore in assoluto, con la mia cultura, con la mia educazione. Se mi mettevo in un progetto, se accettavo un copione, dovevo farlo al massimo. Che poi il film abbia avuto successo o non abbia avuto successo, questa è una cosa che a volte dipende dal mercato. Se esce un sabato, una domenica, che c'è tanto sole, la gente va al mare e non va al cinema. Se invece piove, la gente va al cinema, allora l'esercente lo tiene 2 settimane in più, incassa di più, ha più successo, c'è tutta una tecnica. Ma io ero al di sopra di queste cose, io credevo talmente tanto nel mio lavoro, ero talmente convinto che quello che facevo lo facevo bene, che non pensavo mai a quello che poteva essere il risultato finale. Dopo nella scelta, sì, nella scelta è difficile passare da un personaggio all'altro, sì, è difficile, ma con una preparazione precisa, perché prima di iniziare un film c'è tutta una serie di preparazione che devi fare a livello psicologico, e una volta cancellato il passato e ti apre sul futuro, io non posso andare al cinema a vedere un bel film questa sera se sto girando un film di un genere diverso, perché mi innamoro del film e domani mattina recito quello che mi è piaciuto che lui ha recitato nel film di questa sera, capito? Dunque non posso andare al cinema perché assorbo, Certo. assimilo. Ecco che allora, quando però dopo io decido di fare un film, di fare una scelta di quel personaggio, non c'è niente che mi smuova. Io vado fino in fondo, sempre grazie al regista che mi possa secondare e Certo. vivere in simbiosi con lui, ecco che poi il risultato non dipende da me. Però un pezzo della mia vita che ho vissuto alla grande proprio, che l'ho vissuto pienamente e mi dà serenità. Al Certo. di là del successo, purtroppo, ripeto, il successo non è legato a noi. Tu sei stato un attore, sei un attore duttile e poliedrico, abbiamo parlato del teatro, del cinema, ma hai lavorato anche in televisione con alcune serie, non so, con i figli dell'ispettore di Aldo Lado. Sai tutto, sai tutto, sei Ma mi documentato, sono documentata, brava, 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 sapevo di bene, incontrarti, non potevo fare una brutta figura, poi insomma, ecco, ho studiato. bene, Hai brava, lavorato anche con Folco Quilici, con i cacciatori di navi. come Com'è, insomma, passare dal cinema al teatro, alla televisione? Insomma, sono diversi mezzi. ci sono delle tecniche diverse, completamente Esatto. diverse, ma se sei un professionista, ripeto, ti adegui a quelle che sono le tecniche, perché la nostra è una recitazione che parte dall'interno, che esce, c'è la recitazione anglosassone e c'è la recitazione mediterranea, la chiamo io, che se tu ti immedesimi nel personaggio, i gesti ti vengono spontanei, non devi mettere gli occhialetti, la berrettina, il cappottino, le cose per fare il personaggio, perché ti viene dal di dentro. E una volta che hai centrato il personaggio, lo devi adeguare alla tecnica. In televisione, per esempio, sono molto stretti i primi piani, ci sono i campi sempre corti, allora devi adeguarti un attimino a non fare troppi movimenti di testa, stare attento, altrimenti non riescono a seguirti bene, c'è tutta una tecnica. In teatro, invece, quando reciti in teatro, è un palcoscenico che è 12 metri per 5, ti puoi muovere, gesticolare, parlare con la bocca, fare un là, che in primo piano mi dice devi parlare tutto quanto così, con gli occhi non puoi fare più di tanto, perché altrimenti in primo piano gli occhi ti sbalencano. C'è tutta una tecnica che ti devi adeguare ogni Certo. volta. A teatro la difficoltà sta nel memorizzare, perché in cinema tu memorizzi per quei 2 minuti del Esatto, ciak, esatto. in teatro sono 2 ore, capito? Poi Allora nel devi cinema c'è il montaggio, ci si può puoi fermare. sbagliare, puoi fare, eccetera. Ma sono cose Teatro. che un professionista, se è tale, Certo, le deve saper fare, esatto. insomma. Il tuo prossimo lavoro quindi riguarderà il teatro, la televisione o il cinema? Ma vorrei saperlo anch'io. Sì. Primo che arriva, diciamo, ho Dai. tanta carne al fuoco e speriamo che arrivi qualcosa di buono, se non altro, di non deludere gli spettatori che fino ad oggi mi hanno portato avanti da Non le ha 50 anni. mai deluse, assolutamente. Quindi che sia televisione, teatro, cinema, noi ti aspettiamo nel tuo prossimo lavoro e sarà un piacere poterti rimirare nella prossima interpretazione. Io ringrazio Fabio Tessi che è stato qui con noi a Ravenna Nightmare, è stato un piacere e un onore per me. Piacere mio. E spero di rivederti presto e ci vediamo questa sera. Fabio, grazie, grazie Sicuramente, di tutto, grazie. grazie a te invece, grazie. E complimenti per la Ti preparazione, ringrazio, eh. Hai grazie saputo, Fabio, grazie. bravissima.